Ciao ragazzi e benvenuti su Castillo Drums. Nel video di oggi voglio spiegarvi come trasformare il suono di rullante dei vostri tamburi in pochissimi secondi. E qua probabilmente voi direte: sì, lo sappiamo già, lo fai con delle sordine che gli metti sopra, oppure lo fai con delle pelli che gli metti sopra tagliate, eccetera. E infatti è così, ma attenzione, perché non vi voglio portare il solito video in cui arrivo, prendo la cosa, ve la piazzo sopra, vi dico questo è il suono di un tipo, la tolgo, questo è il suono di un altro. Ho deciso di fare qualcosa in più, perché in pratica vi spiego, così almeno capite qual è stato il ragionamento e come sono arrivato a prendere questi, e cioè queste sordine Neutron Percussion, che sembrano delle sordine normali, ma in realtà non lo sono, perché fanno molto di più. In pratica io dovevo registrare un pezzo dei Queen, che è Another One by the Dust. E in pratica il rullante di questa canzone è super proprio di quelli bassi, asciutti, potenti, eccetera. Quindi io sono stato un po' a... Poggio qua un attimo, Sono stato un po' a lavorare sull'accordatura della mia batteria, ma soprattutto del rullante, ma poi non sono riuscito ad arrivare a quel suono. Quindi ho incominciato a cercare un po' la questione sordine per capire come quali erano le migliori, quali servivano a me. Quindi ho controllato tutta la questione gel, poi sordine di un tipo, sordine dell'altro, e a un certo punto mi sono imbattuto in queste sordine. No! È caduta dentro la scatola. Ehi! Dicevo, mi sono imbattuto in queste sordine qua, cioè le sordine Neutron Percussion, che sono delle sordine che, allora, lo ammetto, l'occhio vuole la sua parte, sia quando compriamo una cosa, sia quando pensiamo di dover suonare in giro e qualcuno ci vede e dice: cacchio, queste sordine azzurre sono molto 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 interessanti. Poi questo non è l'unico colore esistente, ma a me piacevano molto. Allora, ho preso questa, quella da 14 pollici per il mio rullante, l'ho posizionata come una normalissima sordina da posizionare sopra, e il suono effettivamente è passato da questo a questo. E fin qua tutto bene, nel senso, ha un po' di particolarità, devo ammettere, rispetto ad altre sordine, cioè che è una sordina abbastanza leggera, anche proprio come panno, diciamo, ma qua in mezzo ha questa parte più scura in cui c'è un altro panno sopra, quindi è un bel po' più resistente. E in più, la figata di questa cosa è che noi per prima cosa abbiamo questa vite, che non so se si vede, ma ve la faccio vedere di qui, questa vite che possiamo svitare completamente e andiamo ad avvitare perfettamente al nostro tamburo, quindi al cerchio del nostro tamburo, in questo caso ovviamente il rullante, e in questo modo non si muove più perché è proprio ben ancorata qua. Noi andiamo a posizionarla e possiamo suonare senza rischiare che questa sordina vada in giro. La cosa veramente molto carina è che, oltre ad avere questo suono che è molto sordinato, noi, come potete vedere qua, abbiamo un velcro, e il velcro ce l'abbiamo anche qui sotto. Questo perché noi possiamo andare a piegare la pelle, attaccare i due velcri uno con l'altro e ad ottenere un suono meno sordinato. Quindi abbiamo tre possibilità: suono normale, suono mezzo sordinato, suono completamente sordinato. E vedete quanto ci metto a fare queste tre tipologie di suono? Non è prendi la pelle, appoggiala per terra, fai quel... No, voglio il suono non sordinato? Faccio così, tolgo. Ma non stacco mai la mia sordina da rullante, lo voglio sordinato?
ed è in un secondo riesco a fare questa cosa. Quindi questo, per quando ho dovuto registrare appunto Another One Bite the Dust, mi ha salvato la vita perché era il suono che volevo. Ma poi, appunto, dopo averle prese e scoperte bene, ho capito tutte le cose che si possono fare con questa sordina. Prima cosa, come vi ho detto, l'occhio vuole la sua parte, quindi il colore. Seconda cosa, posso mantenere la mia sordina sempre attaccata al rullante, al tom, al timpano, perché poi ovviamente io adesso vi ho fatto vedere quelle da 14, ma l'ho prese anche da 12 per il mio tom e da 16 per il mio timpano. Ve le faccio vedere, vado a montarle subito, ovviamente sempre andandole ad avvitare al mio tamburo, al mio tom o al mio timpano, quello che voglio. Avvito così che questa non si possa più levare in nessun modo. Vado anche a mettere al timpano. E anche qua posso decidere che cosa fare. Beh, guardate dall'alto, devo ammettere che è molto bella da vedere, la batteria in questo modo qua, con queste pelli veramente molto molto particolari. Facciamo finta che io faccia un concerto. Ho un concerto in cui devo suonare all'inizio tutto molto aperto, quindi senza sordine. Io volendo posso fare questa cosa qua. Via tutto, via tutto. Poi arrivo a una parte di concerto che, non lo so, sparo a caso, ma questo concerto scende di dinamica e si incomincia a fare una roba più acustica, diciamo. Contiamo quanto ci metto a mettere le sordine. Una decina di secondi, più o meno, il tempo che il cantante vada a prendersi la bottiglietta d'acqua e beva, io sono già pronto con un'altra batteria. E così è. Poi magari andiamo a una parte di concerto in cui pian pianino cominciamo a risalire col concerto, quindi non voglio proprio la batteria super 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 aperta come prima, ma voglio una via di mezzo, quindi faccio la via di mezzo. E poi fine concerto, tutto forte, quindi via con le sordine, togliamole direttamente, mettiamole giù e ricominciamo con la nostra batteria. Volevo farvi vedere anche che è molto semplice, mentre suoniamo, andare a prendere la nostra sordina e metterla sul tamburo, perché alla fine il movimento da fare è questo: buttare la sordina sul tamburo e poi togliere il velcro e la sordina è messa. Quindi, ragazzi, questo era un video un po' più breve del solito, ma in realtà non so se era più breve del solito, comunque per farvi vedere queste sordine, perché mi hanno veramente aperto il mondo e più che altro, come avete visto, sembra che io oggi abbia suonato tre batterie diverse. Una super aperta, l'altra con la sordinatura media, diciamo, un pochettino più stoppata, e poi quella con la sordinatura pesante molto 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 stoppata. Quindi io voglio ringraziare New Drum Percussion per queste sordine che mi ha mandato, perché sono veramente veramente molto molto interessanti per un po' di motivi. Numero uno, si attaccano
al rullante o al tom con la vite, quindi non si possono assolutamente muovere e non c'è problema. Due, questione sordinatura, tre possibilità di sordinatura diverse, diciamo, se contiamo anche la sordinatura inesistente, cioè quella aperta. E poi, più che altro, ragazzi, il colore è veramente, veramente, veramente molto interessante. Io vi lascio qui sotto in descrizione tutto quello che vi serve per dare un'occhiata a tutti i prodotti Neutron Percussion, perché in realtà i prodotti Neutron Percussion non sono solamente questi, non fa solo sordine, ma fa sordine, piatti. È partita Neutron Percussion facendo i battenti per i pedali in tutti colorati, tutti molto belli. Ce l'ho qua, lo sto usando oggi, prendo una chiavetta e ve lo faccio vedere. Eccolo qua, ragazzi, questo è un battente in resina e legno blu. È molto bella questa cosa perché potete andare a customizzarli come volete, colore, legno, tipo di battente, tutto quanto. Avete anche i pesetti da mettergli insieme e in questo caso è una figata perché io ho il battente che è in tinta con le sordine. Fanno molto questa cosa in Neutron Percussion e mi piace un sacco perché ti permette di customizzare la tua batteria come vuoi. Quindi vi lascio tutto quanto comunque qui sotto in descrizione, il profilo Instagram di Neutron Percussion, tutto quanto. Quindi grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!